lavoro ci sarà il valido contributo del consolidato gruppo di amici legati al progetto culturale La Nostra Isola, che hanno voluto, a dire il vero, li ho fortemente sollecitati dati i precedenti incontri sviluppati in biblioteca in maniera assolutamente interessante, li ho coinvolti e hanno accolto di buon grado il mio coinvolgimento. Quindi alla fine di questo incontro ci abbandoneremo proprio all'emozionalità con le poesie del nutrito gruppo della nostra isola. Che in qualche... Passo la parola all'altra voce, all'altra anima del progetto culturale La Nostra Isola, Sasha Savastano. Io ho l'onore e l'onere di rappresentare il progetto La Nostra Isola in questa occorrenza di oggi. E vi leggerò un documento redatto dal mediatore della situazione, che è Bruno Lancini, qui presente, facciamogli un applauso. Quando solo pochi giorni fa la dottoressa Lucia Micelli ha voluto ribadire l'attenzione con la quale segue gli sviluppi del progetto culturale La Nostra Isola, invitandoci a collaborare per la realizzazione di questa biblioteca che lei dirige con un encomiabile dinamismo, di un evento in memoria della Shoah, ho percepito la netta sensazione di uno straordinario quanto inatteso epilogo per la mia militanza tra coloro che hanno difeso la ferma determinazione di dichiararsi pacifisti, quando erano ancora gli anni in cui la polizia ci inseguiva qualificandoci sovversivi e ci caricavano i cellulari a randellate, e soprattutto chi era insomma meno lesto nel fuggire. Questo accadeva a Bologna nel settembre del 63. Consentirmi di precisare, senza generare equivoci, che noi,
uomini e donne del progetto culturale La Nostra Isola, non siamo qui in veste di storiografi, sociologi o di altre discipline tese a classificare eventi ed a chiarire genesi di causa ed effetti. Noi non siamo qui neppure nella veste di un gruppo politicizzato per il quale esistono i sempre del giusto e i sempre malvagi. E che noi non siamo qui, infine, e sembra questo un paradosso, nemmeno come portatori di nostre personalità, semplicemente umane, le quali comunque potrebbero invogliarci per debolezze e giustificare per le vendette e punizioni fuori ruolo. Noi siamo qui come artisti, per la maggior parte scrittori e poeti, ma anche pittori, fotografi, musicisti, e siamo qui per proporre sentimenti ed emozioni indotti dalla parola pace, la quale, sebbene celebrata in mille modi diversi, non consentiremo mai che venga scritta con la penna di un solo colore, perché scegliere tra rosso e nero può andare bene in un gioco stupido come la roulette, ma l'arte ha altre ambizioni. L'arte è rosso, nero, giallo, verde, arte sono i grigi delle nebbie e le variazioni d'indaco dei mari e le terre di Siena, Iola. L'arte ha diritti di cittadinanza, ha forza, l'arte ha bellezza, sebbene espressa e scritta con qualsiasi colore dello spettro possibile. Ma ciò non basta a definire del tutto gli ideali che il nostro gruppo intende proporre in questo incontro dedicato alla celebrazione della Shoah. Perché noi crediamo che la parola pace non sia soltanto in antitesi, in contrasto, l'opposto, se volete, della parola guerra, ma possa esprimere una forza di contrasto ineguagliabile nei confronti di altre creature e di tutte le reali fandesse perpetrate da parti infime e infide del genere umano. Razzismo, mafia, speculazioni di ogni tipo, abusi di potere, sono tutte guerre contro le quali gli artisti innalzano lo stendardo della pace, sono tutte guerre che gli artisti hanno il dovere di combattere fino in fondo. Così come abbiamo affermato prima che gli inchiostri di ogni colore sono adatti a scrivere la parola pace, nello stesso modo e con identica determinazione garantiamo che combatteremo e contrasteremo con ogni mezzo non violento, come abbiamo sempre fatto, tutti coloro che hanno voluto, vogliono o vorranno intingere la... Le penne d'oca utilizzate per la scrittura della parola pace in calamai pieni delle lacrime dei popoli affamati, oppressi, schiavizzati, così come nel sangue innocente dei morti sul lavoro. E sento l'aria pungermi la carne, e sento quel malvagio gallo
in vicinanza di morte, di Cristo ricordarmi il tradimento. E sono ancora la mia campana, e sono ancora sulla mia pelle vive le sinfonie di quei silenzi d'alba. Ma ora mi riporta il primo sole, la sola angoscia di sentirmi osso. Sono quella cornice vuota, quel vuoto incoronato. Sotto un vento d'incanto, sono un curvo pastore di illusioni. Sono quel tronco calmo che vidi un mattino, in sofferenza d'arsura, nero di insetti. Ma in lui bucava, estrema reduca, la povertà silente del perdono. Thank you.
Spari, le armi parlano, dissanguano montagne, uomini parlano, le armi parlano, le armi tacciono, gli uomini muoiono, uomini muoiono, le armi tacciono, in cielo sott'acqua, sull'acqua, nel ferro, vicino al ferro, vicino all'esplosivo, il fabbro, il contadino, il borsaiolo, i corpi. Cantano. I folli cantano. Uccidere dovrebbero. La loro pazienza, la loro mansuetudine, il suicidio, l'omicidio, la guerra, la potenza, infine. Cantano le loro donne, che a casa partoriscono sole, che zappano sole, che sole con altre sole, sole vivono distrutte voglie. Ta-t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 a, sparano altri soli. Ta-ta-ta-ta-ta, dissanguano montagne, cantano le montagne, dissanguano le donne, cantano le donne. Alla fine di quelle montagne esiste il regno dei nostri figli. Lì siate eroi per le vostre donne, combattendo, lottando, vincendo. Applaudono. I folli applaudono. Uccidere dovrebbero. Siate eroi per le vostre donne. Uccidere dovrebbero. Combattendo,
lottando, vincendo. Donne, uomini, resuscitando, eroi. Le armi parlano, dissanguano montagne, uomini parlano, le armi parlano. Le armi tacciono, gli uomini muoiono. Uomini muoiono, le armi tacciono. In cielo, sott'acqua, sull'acqua, nel ferro, vicino all'esplosivo, il fabbro, il contadino, il borsaiolo. I forni cantano, uccidere dovrebbero la loro pazienza, la loro mansuetudine, il suicidio, l'omicidio, la guerra, la potenza, infine. Cantano le loro donne che a casa partoriscono sole, che zappano sole, che sole con altre sole, sole vivono, distrutte voglie. Ta, 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 ta. Sparano altri soli, ta 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 ta, dissanguano le montagne, cantano le montagne, dissanguano le donne, cantano le donne. Alla fine di quelle montagne esiste il regno dei nostri figli. Lì siate eroi per le vostre donne, combattendo, lottando, vincendo. Applaudono i folli, applaudono. Uccidere dovrebbero. Siate eroi per le vostre donne. Uccidere dovrebbero, combattendo, lottando, vincendo, donne, uomini, risuscitando.